ci siamo trovati a risolvere insieme certe situazioni. Quindi io ringrazio i Rotari, ringrazio Simonetta, ringrazio i collaboratori, i colleghi che sono riusciti dall'Agri. È mio, è mio. Quest'opera di coinvolgere la cittadinanza in un discorso serio, eccetera, dobbiamo recuperare medico-paziente e il campo della salute. L'assistenza, il sistema sanitario pubblico, vedete anche noi stiamo parlando di costi dei farmaci, stiamo mostrando le difficoltà che anche noi nell'operare rispetto a una volta abbiamo. Anche voi ci dovete venire incontro perché solo nella comunicazione medico-paziente, problemi di salute e un'interazione corretta sulle richieste e le risposte dei miei colleghi possiamo garantire una salute sempre più adeguata al mondo moderno. L'allungamento della vita è una realtà, le patologie, il mondo della cronicità avanza, le patologie si mischiano, cioè un cardiopatico prende almeno 10 pillole al giorno, poi arriva il reflusso, arriva... Quindi tutte queste cose, tutte insieme, ci stanno ponendo a noi medici delle grandi difficoltà di una visione a lungo e voi cittadini anche una grande confusione perché spesso vi rivolgete a internet e le notizie non sempre sono corrette. Quindi un grazie per avermi sentito per questa manifestazione. Con estremo piacere che adesso la nostra presidentessa, nonché anche il collega, la dottoressa Zumo, ci farà il saluto. Grazie, scusate. Buonasera. Io sono venuta qui all'inizio del corso, ho spiegato un po' quelli che sono gli obiettivi del Rotary e uno di questi obiettivi oggi è stato pienamente raggiunto, quello della prevenzione e del portare vicino, appunto, come diceva la Presidente Arcagni, alle persone le notizie che poi possono farci vivere meglio e prevenire le malattie. Il corso ovviamente è stato di qualità, è stato un corso che ci ha anche rallegrato, mi ha rallegrato perché non è stato solamente tecnico, è stato anche dimostrativo con le voci dei vari cantanti e questo dimostra che il Rotary e i nostri soci che qui sono presenti, io, presente la dottoressa Calamita, presente la preside Scatasta, può fare si lavora insieme e il Rotary fa questo, cioè mette insieme le varie professionalità per poter realizzare servizi a favore della comunità. Pensavo di non esserci oggi, però poi qualcuno dall'assù mi ha detto che ci dovevo essere. Perché? Perché non potevo mancare come Presidente di ringraziare i nostri soci per quello che fanno, ma soprattutto voi che rendete possibili questi servizi. Grazie a tutti. Io mi unisco ai ringraziamenti alle occasioni di questi momenti che ci permettono davvero di far vedere come la sinergia di istituzioni ma delle persone che poi portano avanti con professionalità e con passione gli incarichi che hanno all'interno delle istituzioni, questa sinergia sicuramente produce qualcosa di buono. Sono tanti anni ormai che all'interno di questo istituto, grazie al progetto della dottoressa Calamita, le idee che nascono
dagli incontri, dalla voglia appunto di mettersi in gioco e di vedere che cosa di buono si può fare, sono diversi anni, dicevo, che mettiamo in campo queste progettualità. Ogni anno abbiamo cercato di, diciamo così, ampliare il campo d'azione ed immaginare questa formazione che è assolutamente dedicata ai docenti. L'abbiamo immaginata appunto ampliata in una pluralità di informazioni. In termini tecnico, noi docenti diciamo che creiamo degli ambiti di apprendimento e lo facciamo utilizzando le discipline in maniera trasversale, cioè cercando quelli che sono gli obiettivi interdisciplinari che fanno delle abilità e delle conoscenze le competenze dei nostri studenti. In questa maniera, in qualche modo, in maniera tecnica, abbiamo riprodotto la metodologia e abbiamo visto che questa è una metodologia vincente anche quando si tratta di formazione, quando si tratta di una formazione che assume poi il valore di significato, no? Autentico e importante. Quindi, per quanto mi riguarda, posso dirvi davvero solo ed esclusivamente grazie. Grazie perché siete qui, grazie perché avete dedicato il tempo a noi e quindi ce l'avete donato, che è un po' quello che diceva il nostro presidente, lo spirito del nostro service, che è appunto nel donare, nel dare ciò che possiamo dare e di farlo diciamo con la passione e con l'intento che crediamo assolutamente fondamentale. Quindi, per quanto riguarda la nostra scuola, i nostri docenti, i nostri studenti che questa sera sono con noi, perché speriamo di potervi raccontare anche in parte velocemente quello che è il progetto di questa scuola e di una scuola che comunque agisce delle azioni congiunte, visto che parliamo di sinergia, con il liceo artistico di Fermo e di Porto San Giorgio, che sono altre due scuole a cui io mi dedico come direzione. Quindi la presenza di questi docenti, la pluralità degli impegni di tutti, io credo che siano un'occasione anche d'esempio per i nostri studenti e l'apprendimento passa attraverso l'esempio. Quindi tantissime cose, molti obiettivi raggiunti, cara Silvana, grazie per essere qua davvero di cuore e un applauso per tutti perché possiamo continuare questo appuntamento di tutti. Scusate un attimo, al dottor Pasanella, grazie. Come dicevo prima, la pubblicazione del nostro istituto in occasione del 50° anniversario di attività e la medaglia degli studenti del laboratori. Grazie davvero di cuore e quindi appuntamento di sotto dove nasceranno altre occasioni per stare insieme. Grazie.